presepi in questi giorni ne vedremo tanti e tanti passeranno sotto i nostri occhi, ma alcuni ci rimarranno più impressi di altri. Per bellezza, per maestria nella realizzazione, altri per il messaggio e l'interpretazione che vogliono trasmettere. Se andrete nella chiesa di San Giuseppe al Porto, è probabile che quello realizzato dai padri agostiniani vi tocchi particolarmente l'animo. Ogni anno il presepe che viene realizzato ha una matrice di richiamo al contesto attuale nella sua realizzazione. Quest'anno la simbologia espressa da Don Gianfranco Casagrande e i suoi padri passa attraverso la tragedia e le macerie del terremoto, meta di pellegrinaggio anche di Papa Francesco, temi e soggetti che ritroviamo nella splendida realizzazione che si trova all'interno della chiesa. Quest'anno il terremoto ha colpito tutti noi, soprattutto qui nelle Marche, nell'Umbria, in Abruzzo. Per cui il messaggio che abbiamo voluto lanciare quest'anno è proprio un messaggio di speranza. Tra le macerie, no, nasce di nuovo Cristo. La vita scaturisce dalle macerie anche. Quando la disperazione, il dolore, la sofferenza, le prove della vita possono buttarci giù, sconfiggerci, ecco, il Natale di Gesù Cristo restituisce la speranza. Sicuramente con Cristo la vita rinasce anche dalle nostre macerie, che possono essere anche le macerie del cuore, le macerie dell'anima.